essere sincero, anche perché ho incontrato Davide Libro e Vincenzo Solombrino fino a qualche ora fa, prima della conferenza stampa, è una decisione francamente incomprensibile. Che innanzitutto voglio subito rassicurarvi che non hanno tolto il sindaco da nessun imbarazzo. Il sindaco sta cercando di fare la scelta migliore, non nell'interesse di Libro, di Pasquale, di Giovanni, di Genoveffo, di Antonio. Il sindaco deve fare gli interessi generali. Io sono il sindaco della città, non ho fatto nessuna svolta a sinistra, sono sempre lo stesso, e mi sembra strano che il Libro, che ormai da 5 anni collabora con noi ogni giorno, in poche ore dica che non nota più la convergenza, la collaborazione. Non siamo noi che siamo cambiati, non andiamo dietro agli interessi particolari. E siccome sono sorpreso da questa decisione, veramente mi auguro che possa rientrare, perché in questi anni abbiamo lavorato veramente con grande collaborazione, con grande realtà, hanno avuto il nostro grande sostegno in campagna elettorale, come noi chiaramente siamo stati sostenuti dalla città guidata da Raimondo Pasquino, di cui faceva parte e fa parte anche, mi auguro, Davide Libro. Voglio anche rassicurare, siccome egli ha parlato a nome dei cattolici e dei moderati, che con tutto il rispetto del Libro credo che si rappresentino da subito, non hanno bisogno di questo tipo di rappresentatività, che io sono il sindaco non di un'area estremista della città, ma sono il sindaco di Napoli. Mai come in questo momento mi sento di poter rappresentare tutta la città, quindi veramente mi auguro che in questo momento. Posso capire anche di amarezza, tra l'altro, se posso aggiungere, il sindaco non ha ancora preso nessuna decisione, quindi non ho capito veramente la conferenza stampa di stamattina, e mi auguro che non sia legata, come sembra apparire a tutti, da una poltrona.